In avvio con un ringraziamento al senatore Antonio Nicita, che oggi ci dà il piacere e l'onore di essere qui. Lo possiamo anche salutare con un applauso, se volete. Ecco, riscaldano sempre. Con Antonio in realtà da un po' di tempo avevamo avuto occasione di confrontarci su tematiche relative alle politiche industriali per il nostro paese e da più tempo ci eravamo, come dire, promessi e detti di vederci in quel di Termini, ricorderai, anche parlando di Siracusa, che è la sua città di origine, di fatto, di mettere al centro del nostro dibattito queste tematiche, cosa che lui sta facendo egregiamente per quello che è il suo ruolo di vice capogruppo in Senato. Probabilmente alcuni di voi avranno seguito alcune iniziative specifiche, magari poi ne parleremo, non ultima quella sul DDL sull'intelligenza artificiale, così per sintetizzare. Io ci terrei in introduzione semplicemente a presentare anche Antonio, per chi magari non lo conosce, sebbene sono certo che, avendo seguito tutta la sua attività parlamentare, è ben noto ad ognuno di noi. Professionalmente Antonio è ordinario di politica economica alla LUMSA e quindi condividiamo questo, per me un grande piacere. Come vi dicevo, vice capogruppo al Senato del Partito Democratico. Oggi siamo stati insieme durante la mattinata e più che mai si apprezza la sua competenza ed esperienza sulle tematiche di natura economica e non solo. Oltre ad aver avuto esperienza all'interno di autorità nel nostro paese, quali l'autorità garante per la comunicazione, e oggi più che mai, diciamo, abbiamo motivo di comprenderne il ruolo e il significato, ma anche dentro l'autorità per la concorrenza e il mercato. E proprio oggi ci raccontavi anche dell'esperienza di livello europeo alla Regulatory Scrutiny Board, il comitato del quale magari ci parlerai, all'interno del quale ha maturato questa esperienza anche a livello europeo, di grandissimo livello, mi viene da dire. E oggi, in questo contesto, presentare la figura del senatore Nicita, diciamo, ci dà anche l'opportunità di cogliere, tra virgolette, un fatto, se vogliamo, casuale, ma di caso probabilmente c'è ben poco, perché proprio ieri abbiamo saputo dell'ufficialità della sua candidatura alle europee per il Partito Democratico. Quindi, e qui ci vuole l'applauso. Candidatura che, come lui stesso ci ha detto, ma sicuramente troverai le migliori parole, con grande disponibilità accettato su richiesta della nostra segretaria, mettendosi a disposizione del nostro partito e con le sue competenze. Noi oggi vorremmo fare un ragionamento sulle politiche industriali anche per questo territorio che conosci le vicende della nostra area industriale, così solo per dare qualche elemento di input, la nostra vicenda legata allo sviluppo industriale di questo paese risale, come sappiamo, a parecchi anni fa, quando nel 1970 viene posta la prima pietra dello stabilimento Fiat e in quegli anni altrettanto nasceva la centrale Enel nel nostro territorio. Vado per estrema sintesi e tagliando. Sappiamo oggi cosa resta di questa industria pensata in quegli anni per il nostro paese e oggi avere l'opportunità di parlarne in questa sede e con una persona come te che si è occupata di questi temi
veniamo soltanto da 2 giorni fa da un appuntamento altrettanto di rilievo a Catania, dove si è fatto il punto sulle politiche per l'impresa digitale e per la transizione digitale alla quale oggi siamo chiamati. Ecco, allora mettere da un lato il percorso da dove veniamo e verso dove possiamo andare, le opportunità che gli avanzamenti tecnologici di innovazione oggi ci possono dare. Mi è piaciuto molto il tuo approccio ai temi dell'intelligenza artificiale e dell'intelligenza artificiale generativa. Chiudo così con un aneddoto anche per stamattina, credo in radio, sentivo in merito al derby di stasera Inter-Milan, che era stata interrogata ChatGPT sull'esito della partita e il software ha restituito un risultato di 2-1 per l'Inter, quindi diciamo Inter che va a scudetto già da stasera. Il problema che nasceva fuori però ha una sua rilevanza: i gol erano stati segnati rispettivamente da Lukaku e Ibrahimovic, quindi diciamo che la cosa non prendeva particolarmente bene. Ma questo aneddoto lo racconto perché, al contrario, già sabato ci invitavi a guardare alle potenzialità, avendo consapevolezza di quelli che sono i limiti nella costruzione di politiche per lo sviluppo industriale, ma tentando di fare leva su quelle che sono appunto le potenzialità di queste nuove tecnologie, di questa transizione che siamo chiamati a traguardare, assieme alla transizione ecologica. E su questo realmente chiudo, perché la nostra città, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista delle politiche per le strategie energetiche, può giocare un ruolo importante. Lo dicevo rispetto a quegli asset che sono già presenti nel nostro territorio, parlo di player come Terna in questo momento, che sta realizzando, peraltro abbiamo visto la scorsa volta anche il lavoro di Team Sparkle con i cavi sottomarini. La città di Termini Imerese è terminale di uno di questi, di due in realtà, sia sul lato est che sul lato ovest, terminali delle reti e dei cavi che sta posando sul nostro mare Terna per potenziare il sistema di distribuzione energetica nel nostro paese. Dall'altro lato, nonostante crisi Fiat, nonostante diciamo le varie criticità che conosciamo, questa comunque è una città, è un'area industriale che nel corso degli anni ha saputo garantire dei livelli occupazionali attorno a delle PMI che riescono bene a fronteggiare la sfida dei mercati. Ecco, questo ti consegniamo velocemente alla riflessione. C'è la vicenda portuale che ci riguarda, quella dell'Interporto, questo per segnare un po' il profilo anche legato alla logistica, che in qualche modo legavo anche a quel tema dei cavi sottomarini di poco fa. Ma mi devo fermare e ti lascio subito la parola, poi magari lasciando la possibilità anche di interventi a quanti presenti. Grazie. Grazie a te, un altro applauso anche a lui, perché così oggi abbiamo... Allora, io cercherò brevemente, perché poi ho piacere di approfittare di ascoltare un po' di interventi. Grazie alle discussioni che noi abbiamo fatto anche dentro il Partito Democratico regionale, sia con te, sia con Franco, sia con altri, le questioni che riguardano in particolare Termini Imerese le conosciamo bene, in particolare in Senato, devo dire, non solo per iniziativa nostra del Partito Democratico, ma in questo caso di tutte le opposizioni. Siamo intervenuti in varie occasioni, sia per prorogare tutta una serie di questioni che riguardavano i lavoratori, sia per porre recentemente il tema Blue Tech, sia per porre una serie di questioni che tu hai evidenziato e che riguardavano il potenziamento anche in questo momento di riscrittura del PNRR da parte del ministro Fitto,
di tutta una serie di interventi che in parte erano previsti, in parte sono stati riscritti, in parte sono stati rimodulati, cancellati e definanziati, e che riguardano, diciamo, anche in qualche modo questo territorio, ma tutto quello che era stato un po' previsto di potenziamento sul lato ferroviario, sul lato anche portuale, da ultimo erano previsti, cioè sono previsti ancora, perché adesso è arrivato purtroppo in Senato, ma domani si vota la fiducia sul PNRR, e una delle misure che la destra ha rifinanziato definanziandola ad altre riguarda i porti. Erano oltre 350 milioni di euro previsti per la resilienza dei porti, era una delle misure più forti e sulle quali era prevista una distribuzione di tipo territoriale. Ebbene, tutta invece questa parte qui è andata per finanziare, secondo le intenzioni del governo, la cosiddetta diga del porto di Genova. Quindi questo significa che quel lavoro là, che doveva essere finanziato con altri fondi che dovevano essere previsti e attribuiti al Ministero delle Infrastrutture, sono stati invece definanziati quelli e riconvertita questa parte per altri porti, che ciò significa danneggiare soprattutto la Sardegna e la Sicilia, perché comunque una quota di quei porti toccava comunque a quest'area del Mediterraneo. Quindi, diciamo, le questioni che riguardano Termini Imerese e sulle quali il Partito Democratico Siciliano ha fatto diverse proposte, sia con riferimento alla regione siciliana, a ciò che deve essere attivato lì, sia con riferimento alle politiche nazionali, come dire, ce le abbiamo presenti, ma quello che io vorrei dire qua è lo spirito con cui abbiamo animato queste proposte anche nella nostra discussione. Cioè, le abbiamo animate partendo da due punti di fondo. Termini Imerese, come altre zone della Sicilia, oggi rappresentano come dire, una sorta di simbolo sul quale la politica deve interrogarsi. Quel tipo di sviluppo che è stato previsto a partire dagli anni 70, che aveva una vocazione industriale che andava in una certa direzione, può essere oggi oggetto di una profonda trasformazione, riconversione, al punto da farne un elemento centrale propulsivo di competitività, tanto più in zone come Termini Imerese, dove si incrociano tante vocazioni, non solo quella industriale, ma quella turistica, quella dei trasporti, quella anche del turismo di connessione con il territorio circostante. Oppure invece dobbiamo rassegnarci a vederle nel tempo come un costante, progressivo, dimenticato declino da parte della politica nazionale e regionale, in attesa che qualcuno compia la cosiddetta transizione ecologica. Perché dico questo? Perché noi abbiamo un tema che è un po' il paradosso che c'è stato in questo piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha riguardato il modo in cui anche la Commissione europea l'ha disegnato. Cioè, ci sono alcuni siti che, avendo un contributo pesante storico dal punto di vista dell'emissione di anidride carbonica e quindi di contributo alla questione climatica, sono settori cosiddetti hard to abate, si dice in English, no? Cioè in inglese, cioè settori in cui è difficile immaginare nell'immediato una trasformazione che ci possa permettere di abbattere drasticamente le emissioni di CO2. Questo riguarda diversi siti industriali in Sicilia e non soltanto in Sicilia. Allora, qual è il paradosso? Che siccome si è impostato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè il PNRR, andando soprattutto a stimolare forme di transizione che cambiassero radicalmente nel breve periodo anche la vocazione industriale, i settori, come dire, più industrializzati e più aderenti ad un modello di sviluppo alternativo e tradizionale a quello della riconversione ecologica, sono stati meno premiati. Ci sono delle misure
nelle quali si dice dobbiamo contribuire ai settori che hanno una diciamo contribuzione forte, diciamo inquinante nel corso del tempo, ma soprattutto diciamo quello che dobbiamo fare è accelerare la transizione ecologica. Allora, uno dei punti con cui siamo d'accordo con Franco Piro è che noi in Sicilia avremmo dovuto invece avere, per quanto sia un investimento veramente di medio periodo, lungo periodo, quella che si chiama la Hydrogen Valley. Cioè avremmo dovuto sostanzialmente fare qui nel Mediterraneo dei grandi investimenti sull'idrogeno, l'idrogeno cosiddetto verde, non l'idrogeno blu. L'idrogeno verde è sostanzialmente produzione di idrogeno che ha un fortissimo potenziale di energia, ma attraverso energia pulita, per cui alla fine in questo processo non ci devono essere produzioni inquinanti. Perché questa zona della Sicilia ha una vocazione normale verso la produzione di idrogeno? Perché c'è l'acqua e perché una delle caratteristiche con cui si pensa di produrre idrogeno è attraverso la desalinizzazione dell'acqua del mare. Dopo la desalinizzazione si cerca di fare l'elettrolisi, che è un processo attraverso il quale si separa l'idrogeno dall'ossigeno, dall'acqua. E poi il fatto di essere in una zona con sole, con vento e con mare permette che tutte queste attività possano essere prodotte attraverso energie alternative, investimenti in energie alternative, produrre energia. Un punto come Termini Imerese inoltre è uno snodo di reti di trasmissione, non solo di produzione di energia elettrica, ma anche di distribuzione di energia elettrica. Tant'è vero che poi, appunto, come hai detto anche tu, qui ci sono dei terminali previsti anche in relazione poi agli investimenti del PNRR. Quindi questo che cosa significa? Che la questione dell'idrogeno, che è un tema del futuro ed un tema che la Commissione europea certamente continuerà a finanziare in futuro, è un punto su cui dobbiamo scommettere. Devo dire che questa, che era la grande promessa quando partì il famoso piano di ripresa e resilienza, cioè costruiamo, ti ricordi che ne parlavamo, costruiamo le valli di idrogeno, in particolare nel Mediterraneo, in particolare nella Sicilia, si è spenta un po' in quella retorica per due ragioni fondamentali. La prima, per fare un investimento serio di idrogeno ci vogliono tanti soldi, tanto tempo, ed è un investimento di filiera, un investimento di sistema. Quindi una volta che deve essere fatto, deve essere chiaro, infatti, perché si parla di Hydrogen Valley, perché non è che è un investimento, è un insieme di investimenti che si decide, si fanno, e da quegli investimenti parte, diciamo così, una discontinuità. Non è stato fatto per due ragioni. La prima, perché era previsto, ma devo dire sia alla fine del governo Draghi, sia a maggior ragione questo governo, non hanno avuto la capacità sulla questione dell'idrogeno di sciogliere il nodo politico, di dire decidiamo che da adesso ai prossimi 20 anni in certe zone concentriamo tutti i nostri principali investimenti sull'idrogeno. Naturalmente, siccome l'Italia è lunga, non si può pensare che c'è un solo luogo dove si fa gli investimenti o si concentrano gli investimenti in idrogeno, perché dove c'è l'investimento nella produzione di idrogeno ci deve essere una rete trasmissiva. Quindi se voi vedete l'Europa e vedete in particolare la Germania, voi vedete che la Germania ha due poli, un polo che sta nella parte sud e che poi in qualche modo interagisce anche con gli investimenti che noi abbiamo fatto nell'Italia del nord-est, e poi c'è tutta la parte nord collegata con i grandi porti europei, con le grandi navi europee e così via. Quindi per farla breve, io penso che questa qui dell'idrogeno è una scommessa di sistema per questa parte, come dire, della Sicilia o per più parti della Sicilia, su cui bisogna realizzare dei grandi investimenti, concentrare una parte anche degli investimenti, non solo del PNRR, ma anche gli investimenti 2021-2027, che prevedono anche al loro interno che specifiche missioni di questo tipo siano finanziate. Si trattava di 6,3 miliardi dal 21 al 27, se non sbaglio, all'inizio erano anche di più. Adesso questa quota si è ridotta perché una quota è stata presa dal governo nazionale per finanziare questo grandissimo
diciamo, miraggio che si chiama Ponte di Salvini, lo chiamiamo noi, non Ponte di, perché il Ponte di Salvini è appunto una, un'idea, no? Ci sono, se voi andate sui social, su Facebook, ci sono delle, degli account che si chiamano Stretto di Messina, e mandano queste immagini meravigliose come se il ponte fosse già stato fatto, quindi è tutto nella, nella nostra testa. Ma al di là di questo, il punto è che quella cosa lì che viene chiamata dal ministro Salvini un'opera europea e che quindi serve all'Europa, dovrebbe essere finanziata con degli altri fondi ad hoc, ma non con i fondi che invece l'Europa ha destinato esattamente alle infrastrutture, alle innovazioni per la transizione ecologica e digitale. Quindi secondo me questa prospettiva, che è la prospettiva di trasformare queste aree industriali che vengono da una tradizione comunque legata a questi settori, ma che deve cambiare nella cosiddetta transizione ecologica, è la scommessa dell'idrogeno, sulla quale noi dobbiamo puntare, perché è un'energia pulita, perché una volta che si realizza questo investimento, un investimento di filiere di sistema e quindi coinvolgerà un numero elevato di operatori, perché si connette a tutti gli usi alternativi che riguardano il porto, che riguardano la valorizzazione turistica, che riguardano la distribuzione di energia in tutta, non soltanto diciamo la parte di domanda interna, ma anche quella che può essere, come dire, mandata fuori dal, dalla Sicilia, e perché il tema della transizione ecologica con potenziamento di energia è uno dei punti fondamentali del futuro dell'Europa, che si chiama autonomia energetica. Enrico Letta ha appena concluso un rapporto sul mercato, sulla riforma del, del mercato unico europeo, e lì una delle questioni è: dobbiamo trasformare l'industria dell'energia europea affinché l'Europa, l'Europa nel suo complesso sia autonoma. Oggi le politiche energetiche sono nazionali, ciascun paese deve preoccuparsi di avere l'autonomia nell'importazione di energia, perché comunque l'Italia ha una domanda di energia superiore all'offerta che riesce a produrre. Bisogna investire nelle grandi reti trasmissive di energia elettrica in Europa, oltre che quelle di gas, per far sì che ci sia un doppio flusso in entrata e in uscita, in modo tale che quando l'Italia ha bisogno di energia la possa importare anche da altre parti d'Europa, quando l'Italia non ha bisogno di energia, quell'energia può essere venduta ad altri. Quindi l'investimento nelle reti è fondamentale, così come è fondamentale un coordinamento strategico tra le risorse fossili che oggi utilizziamo e il momento in cui non avremo più bisogno delle risorse fossili, perché siamo riusciti e siamo stati capaci di passare a quelle rinnovabili. Non è facile, soprattutto per un posto come la Sicilia. Perché non è facile? Beh, non è facile perché noi dobbiamo aspettarci, dal punto di vista anche internazionale, che man mano che abbiamo bisogno di meno di energie fossili, le tensioni internazionali e globali sul consumo di energie fossili aumenteranno, perché qualunque produttore di energia fossile, sapendo che più il tempo passa, minore la domanda, farà di tutto, attraverso guerre, attraverso instabilità internazionale, per cercare di sfruttare il più possibile quel valore economico. Allora, questo per chiudere un pezzo della storia e dire che io vedo nelle cose che ha proposto anche il Partito Democratico qui un grande futuro da questo punto di vista, sul quale dobbiamo investire. Noi secondo me dobbiamo essere selettivi, tante volte l'abbiamo detto anche con Franco, quando proponiamo delle politiche, cosa fare per il Sud, su cosa dobbiamo puntare, non dobbiamo puntare su tutto, mettendo tutto sullo stesso piano, con la stessa rilevanza, dobbiamo essere selettivi. Allora noi oggi abbiamo il rischio che grandi centri di investimento pensati negli anni 70 e che oggi sono in un momento in cui bisogna accompagnare la svolta anche economica, beh, noi abbiamo il problema di far sì che questa svolta avvenga, che quindi ci siano investimenti selettivi e si decida su che cosa dobbiamo puntare. È un problema di Termini Imerese, è un problema anche della zona industriale che tu hai citato prima, diciamo così, del Siracusano, è un tema strategico di come pensiamo le politiche dei porti, perché noi siamo ancora purtroppo con molti porti che, e anche molte autorità, pensate che le autorità portuali quando sono state pensate in Italia dovevano essere sei,
sono diventate 17. L'unica regione che è riuscita ad avere un'unica autorità portuale, nonostante sia un'isola, è la Sardegna. Ora, il tema non è soltanto istituzionale, il tema è: possiamo pensare come Italia a tre grandi corsie, no? Di rotte commerciali, turistiche, e organizzare al meglio, distribuendo in modo ben organizzato le attività nei vari porti, o dobbiamo ancora pensare che ciascun porto deve essere in concorrenza con l'altro? E questo si intreccia con un'altra cosa che ho detto stamattina, diciamo approfittando del fatto che adesso sono anche un candidato alle europee, non sono un senatore. E cioè, uno dei motivi per cui io ho detto sì alla segretaria che mi ha chiesto di fare questo impegno è perché io ritengo, senza offendere nessuno, che in generale noi italiani, quindi non è un tema locale, abbiamo interpretato male l'idea del parlamentare europeo. E in generale interpretiamo male l'idea di come si costruisce la politica in Europa, perché la politica in Europa è complicata, perché viene decisa dai commissari europei, che sono espressione dei governi, poi viene decisa dalla struttura della Commissione europea, che è una struttura indipendente di tecnici, poi dal Parlamento europeo, che è espressione delle elezioni europee dei partiti, e poi, diciamo, dal Consiglio dei presidenti del Consiglio dei governi, che rappresentano i governi, ma che sono spesso dei governi che possono cambiare nel corso dei 5 anni della Commissione europea, e quindi cambiare anche il tipo di politiche, per esempio attraverso l'espressione di diritti di veto. Ora, perché io dico che noi lì abbiamo un elemento di, come dire, di debolezza su questo? E quando dico noi, in particolare mi riferisco alla Sicilia e alla Sardegna, perché noi non siamo riusciti in tutti questi anni a convincere l'Europa della specialità delle principali isole europee del Mediterraneo rispetto a tutte le politiche industriali e regionali europee. Nel senso che noi entriamo come casi particolari delle aree interne, dello sviluppo e coesione del Mezzogiorno, ma la specificità dell'insularità, che pure è prevista nel trattato, non è mai stata oggetto, come dire, olistico delle politiche dei trasporti, delle politiche energetiche, delle politiche di autonomia energetica, della politica dei porti. Quindi questo che cosa significa? Che le grandi isole, dal punto di vista della concorrenza, degli aiuti di Stato, sono trattate esattamente come le altre regioni. Faccio un esempio per tutti, che sempre ripeto: la Commissione europea prevede che ci possano essere dei casi in cui lo Stato sussidia i biglietti aerei per il trasporto di famiglie o di imprenditori e soggetti economici in Europa, solo per quegli aeroporti che abbiano una densità di popolazione, quindi di traffico aereo, inferiore ad una certa cifra. Per cui, se noi vediamo in Sicilia, noi abbiamo che Catania è un aeroporto grandissimo, ma anche Palermo è un aeroporto grandissimo, e quindi lì non possiamo avere interventi pubblici dello Stato di sussidio a lavoratori, a studenti, a cittadini. Ma qui è un paradosso, perché il motivo per cui quegli aeroporti sono così grandi e funzionanti è perché non c'è altro modo di venire e di andarsene dalla Sicilia. Quindi questo è un paradosso che fa sì che comunque il modo in cui questa famosa direttiva del 2008 tratta il traffico aereo, in questo caso, ma la stessa cosa si può fare sul traffico marittimo, su altre forme di infrastrutturazione, è quello di prevedere delle eccezioni senza considerare che un'isola in sé deve essere un'eccezione, tutta l'isola, non andando a misurare la densità dell'aeroporto. Allora, una delle cose che andrebbe fatto, una delle prime proposte che, diciamo, io vorrei lanciare, è quella di fare una proposta complessiva sull'insularità, che peraltro noi abbiamo modificato in Costituzione l'anno scorso, cioè due anni fa, l'anno prima delle elezioni, abbiamo modificato il famoso articolo 119 della nostra Costituzione, scrivendo che in ogni caso la Repubblica contrasta gli svantaggi derivanti dall'insularità e ne rimuove le cause. Allora, siccome questo è scritto in Costituzione,
Non si tratta di trattare la Sicilia e la Sardegna del pari di altre isole, scusate, di altre regioni che hanno dei problemi strutturali rispetto al resto del paese. Si tratta di cogliere la specificità dell'insularità che non a caso si accompagna, si accompagnava, poi anche mal usata, ad una specialità dell'autonomia regionale in queste due grandi regioni. Quindi, diciamo, una delle prime attività che va fatta è quella di immaginare una grande legge che si potrebbe chiamare Insular Exemption Act, cioè l'idea di immaginare come le isole debbano essere già in partenza, le principali isole, gli arcipelaghi di tutto il Mediterraneo, trattate in modo diverso da come vengono trattate le altre regioni. E quindi capovolgere il procedimento, cioè dare alla Commissione europea un onere della prova di dimostrare che certe azioni possono avere delle ricadute negative, ma partendo dall'idea che comunque nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, nel settore agricolo, cioè in tutta una serie di attività, l'essere una regione è un elemento particolare che deve essere esentato. Perché dico questo? Perché anche sull'agricoltura, ma su altri servizi economici, ma persino anche su servizi essenziali di welfare, uno dei problemi principali delle isole è che non soltanto è molto costoso andare e venire da un'isola, ma soprattutto sono dei territori che hanno una vocazione allo spopolamento particolarmente elevata. Gli ultimi dati che noi abbiamo ricevuto nella Commissione Insularità, di cui faccio parte, che è una commissione nuova bicamerale, è che nella prospettiva dei prossimi 15 anni la Sicilia sarà una delle regioni a maggior tasso di spopolamento, cioè di qui a 10 anni avremmo, diciamo, una quantità caduta della popolazione, ma non perché nascono, perché quello, diciamo, è un tasso, è un trend sulla natalità, ma perché il tasso di abbandono, che non è semplicemente un tasso di persone che vanno a formarsi, ma di persone che si trasferiscono altrove perché non ci sono più qui delle opportunità. E il problema è che meno persone ci sono in un'isola, a maggior ragione in un'isola, più è costoso fornire servizi pubblici, più è costoso fare servizi agli ospedali, più è costoso fare servizi scolastici, più è costoso fare servizi agli anziani. Perché dico è più costoso? Perché questi sono tipi di servizi che hanno le cosiddette economie di scala. Una volta che io faccio un investimento, un ospedale, compro un macchinario, quel costo l'ho pagato e quindi più persone lo usano, minore è il costo per unità di persone che lo utilizzano. Ma se io continuo ad avere sempre meno persone, ho dei costi che aumentano nel corso del tempo. Allora, per concludere questa questione, e poi dico l'ultimo pezzo sull'innovazione tecnologica, noi partiamo da modelli che sono modelli che rappresentano un altro tempo. Abbiamo la necessità di investire nella transizione ecologica e della trasformazione industriale, ma dobbiamo farlo anche modificando e sapendo modificare un certo tipo di legislazione anche di tipo europeo, che deve essere fatta nel Parlamento europeo. Cioè noi dobbiamo dare una svolta al modo in cui le isole vengono trattate. Quindi io per questo metto al centro la questione dell'insularità, perché è una questione nuova che peraltro ha ricevuto, devo dire, per l'Irlanda, per le Baleari e per altre isole, persino un pezzo di Cipro, in Europa un trattamento diverso rispetto a quello che hanno avuto la Sicilia e la Sardegna. L'ultimo punto sulla innovazione digitale: beh, tutti gli investimenti che stanno facendo qui Enel e Terna sono degli investimenti in cui stanno investendo moltissimo anche nell'intelligenza artificiale. Perché che significa in questo caso l'intelligenza artificiale? Nel caso dell'energia è fondamentale, perché tutti i mercati dell'energia si basano sulla previsione, cioè sul capire se domani noi consumeremo più energia di quella che abbiamo consumato oggi, perché l'energia non si può conservare. Quindi una volta che l'energia viene prodotta deve essere consumata. E quindi tutti gli sforzi di tutti i modelli degli economisti, infatti si chiama i due mercati con cui si costruisce il prezzo dell'energia elettrica, per esempio, si chiama mercato del giorno prima e mercato del giorno dopo.
per cui si scambiano anche titoli, le imprese scambiano titoli e comprano titoli per aumentare o abbassare i prezzi. C'è l'acquirente unico che svolgeva il GSE, che svolgeva questo ruolo anche, proprio per cercare di equilibrare questi tipi di mercati, ma che si basano sulla previsione del consumo di energia. Quindi che significa questo? Che se comunque ciascuno di noi avesse un'abitudine al consumo energetico, diciamo, più prudente, ma se si riuscisse attraverso l'intelligenza artificiale a capire come si potranno utilizzare al meglio, diciamo così, i consumi energetici, sapendo come si spostano le persone, dove stanno andando, quante persone restano da una parte, quante persone, si potrebbe anche avere una costruzione dei mercati più efficiente. E infatti proprio Enel e Terna stanno sviluppando, applicando dei modelli previsionali basati sui dati e sull'intelligenza artificiale. Quindi questo che cosa significa? Che quando noi realizziamo questi investimenti stiamo anche attraendo grandi intelligenze e soprattutto una domanda anche rispetto ai lavoratori di altissima qualità. E proprio Terna e Enel mi dicevano che sia su Catania sia sulla zona per gli investimenti che stanno facendo in questa zona stanno assumendo tantissime persone, in molti casi che ancora sono piccoli numeri, ma c'è un rientro, un ritorno anche di capitale umano, di persone che con un adeguato ovviamente stipendio stanno ritornando, degli ingegneri diciamo che sono anche siciliani, stanno ritornando con la propria famiglia per fare questo tipo di lavoro. Ora però qual è il rischio? Che siccome questi sono investimenti legati a opere specifiche, ed è questa la mia preoccupazione, questi tipi di impulsi continuano a esistere fino a quando esiste quel principale progetto. Enel sta costruendo dei fantastici pannelli solari di nuova generazione a Catania, avendo ricevuto 750 milioni dal PNRR, e insieme a STM hanno fatto, diciamo, una rete su Catania, per cui stanno portando all'assunzione di tantissimi giovani, soprattutto periti industriali, e mi dicono che hanno previsto di qui a 3 anni di assumere altre 800 persone tra, diciamo, neolaureati e architetti. Però per far questo, perché questo sia valorizzato, noi abbiamo bisogno di costruire delle filiere, cioè di far sì che quel tipo di investimento che era stato pensato in queste zone negli anni 70 possa rinascere come distretto, come filiera, come rete di imprese anche in futuro. Ma questo significa avere lungimiranza, immaginare, diversificare i progetti, aiutare anche i privati che vogliono fare questo tipo di investimenti, ma anche avere un forte appoggio politico. Ecco, io concludo dicendovi che in realtà questo governo nazionale tutto questo non l'ha fatto, e adesso voi mi sentite abbastanza calmo, ma in Parlamento noi anche le urla contro il ministro Fitto e contro i nostri stessi colleghi parlamentari della maggioranza, come dire, le abbiamo fatte, perché è impensabile che su 150 miliardi di PNRR che ancora restano da spendere, noi non siamo riusciti ad avere in Sicilia un investimento significativo sull'idrogeno, perché questo cambierebbe la storia della vocazione industriale. Noi abbiamo degli investimenti che fanno anche i privati, ma sono oggettivamente piccolissimi. Perché quando voi fate un investimento sulla produzione dell'idrogeno che vale qualche centinaia di milioni di euro, significa molto banalmente che c'è un'industria o anche due, un'impresa o anche due imprese che hanno fatto un piccolo investimento di autoproduzione di energia pulita con idrogeno verde. Ma se noi dobbiamo pensare ad una valle dell'idrogeno con investimenti significativi per produrre un investimento di idrogeno tale da poter ricaricare navi, ricaricare camion, ricaricare automobili in futuro con una rete trasmissiva, dovremmo fare degli investimenti enormi. Aggiungo che se noi comunque ci concentrassimo anche su investimenti sulla prima parte di un processo di costruzione dell'idrogeno, cioè di desalinizzazione, beh, quello è il primo pezzetto che serve anche per risolvere problemi di elevata siccità quando sono presenti. Gli spagnoli in questo ci insegnano moltissimo, perché ci sono delle società che hanno la capacità di fare desalinizzazione, poi in parte con questo, diciamo, lo utilizzano per usi soprattutto industriali e idrici, in parte iniziano a fare anche dell'idrogeno verde.
Allora, noi abbiamo parlato di grandi questioni, di grandi tematiche di Europa, ma io l'ho fatto per far vedere come, anche partendo da grandi questioni che ci sembrano molto lontane, poi si possa avere la capacità di incidere sui singoli territori. Per far questo, però, bisogna, come dire, non agire semplicemente da testimoni o avere un rapporto con l'Europa come qualcosa che ci deve dare dei soldi, qualcuno che ci deve dare dei soldi perché dobbiamo fare gli investimenti. Noi dobbiamo essere protagonisti attivi, cioè noi dobbiamo essere soggetti non che devono domandare finanziamenti, noi dobbiamo essere soggetti capaci di proporre progetti, di elaborarli, di spingere attraverso la politica perché si realizzino e di chiedere forme mirate poi di investimenti, sapendo come questi possono incidere nel nostro territorio, perché i finanziamenti esistono, ma purtroppo esistono anche tantissimi sprechi e tante celebrazioni di incompiute, che poi sono quelle che permettono a un governo come quello della Presidente Meloni e del suo Ministro Fitto di cambiare le carte in tavola, per cui una parte rilevante di investimenti che dovevano essere attratti da questo territorio, con la scusa che potrebbero essere rifinanziati attraverso un'altra forma di finanziamento fino al 2029, sono stati intanto definanziati. Quindi diciamo, noi abbiamo anche come comunità locali le nostre responsabilità quando ci aspettiamo dall'Europa una, come dire, un regalo in qualche misura politico, senza essere noi stessi capaci di determinare le politiche e di determinare questo tipo di progetti. Quindi per questa ragione, secondo me, noi dovremmo anche avere un approccio più maturo nei confronti del Parlamento europeo, non pensarlo come qualcosa che sta lontano, per cui anche un senatore che si candida a fare il Parlamento europeo viene visto come il nuovo migrante che vuole lasciare la terra e andarsene, ma come qualcosa che è già qui, perché l'Europa è già qui, e se noi non la vediamo molto spesso è perché non abbiamo la capacità di vederla, e non soltanto perché è un'Europa brutta e cattiva che ci trascura. Mi fermo qua. Grazie molte per questo quadro così chiaro. Il Partito Democratico, anche attraverso le figure del senatore Nicita, riesce ad esprimere questa costruzione di pensiero e di visione sullo sviluppo del nostro paese e non solo. Io dico semplicemente una cosa: abbiamo sempre più necessità di una politica interpretata dal Partito Democratico con questa visione, che sia capace di incidere in modo chiaro nelle politiche. Vi do soltanto un esempio, e poi se magari mi fate cenno se qualcuno vuole intervenire. Quello che ha detto a noi oggi Antonio in poco meno di 20 minuti, 25, 15, ecco, cioè con una sintesi, diciamo una capacità di sintesi eccezionale. Immaginate che potete immaginare come richiede una necessità di articolazione notevole anche da un punto di vista della messa nero su bianco di quello che è stato detto, ma che il nostro governo diciamo si è limitato a rappresentare in 15 righe 15 di politiche per l'innovazione all'interno del DEF. Se queste sono le alternative, o noi ci convinciamo che dobbiamo dare forza al Partito Democratico, oppure rimaniamo a livello delle chiacchiere per quanto riguarda il nostro impegno. Il programma di riforma, sezione 3 del DEF, prevede un paragrafetto da 15 righe dove si parla delle politiche industriali per l'innovazione. Se è questa la rilevanza che si vuole dare a questo tipo di tematiche, io credo che il governo attualmente in carica, forse non serviva questo per rendersene conto, ma è totalmente fuori da ogni cognizione di causa. E lo dico non soltanto perché, o solo perché sono, come dire, appassionato di queste tematiche, ma lo dicevo per la chiusura che ha trovato Antonio poco fa, perché tutto questo poi riguarda le persone, riguarda quel capitale umano che
che riesce a trovare sintesi nello sviluppo di questo ragionamento. E questo capitale umano poi sono le persone che vivono nei nostri territori. E se riusciamo a trovare una prospettiva per le persone che vivono nei nostri territori, abbiamo trovato senso alla nostra politica. Interventi? Forse Franco, vediamo se lo convinciamo. Molto brevemente, io poi non so se Roberto vuole intervenire, ma io ringrazio Antonio per essere qui questa sera. Io spero che non sia l'unica occasione in cui, ma sicuramente no. Peccato un po' il percorso accidentato che ci ha impedito di avere un momento un po' più approfondito e anche con più partecipazione, ma comunque ce ne saranno altri, questo è sicuro. Lo ringrazio anche per avere dato come dire, una visione al contrario rispetto a quello che noi come realtà locale abbiamo cercato di dare non solo alla nostra impostazione, ma rispetto anche all'amministrazione, rispetto alle tematiche importanti che si muovono su questo territorio, che ad onta del fatto che Termini Imerese è una piccola città, ha una importanza e un ruolo strategico non solo nel contesto siciliano, ma direi anche nel contesto nazionale. Tu ci hai dato una visione partendo dalle grandi politiche che si muovono a livello internazionale, soprattutto nell'area del Mediterraneo, e appunto, come diceva Vincenzo, ci hai mostrato i punti di caduta sul territorio, anche sul nostro. Noi ci siamo sforzati di fare il contrario, cioè di partire dal nostro territorio cercando di inserire le problematiche del nostro territorio in questi contesti. E lo abbiamo fatto per tutte le tematiche. Noi abbiamo lanciato l'idea di fare a Termini Imerese uno dei centri nazionali avanzati di ricerca sull'idrogeno. Noi al momento in cui l'Enel intendeva dismettere pontili e serbatoi per darli a una ditta che commercia in petrolio, insieme a tante altre realtà anche associative di questa città, abbiamo fatto delle proposte su come l'Enel poteva e doveva intervenire all'interno appunto della transizione energetica ed ecologica. Noi ci siamo sforzati di dimostrare come l'insieme delle cose che ci sono sul territorio, l'area industriale, il porto, la logistica che si potrebbe sviluppare su questo territorio poteva essere una chiave importantissima per determinare una condizione di sviluppo di qualità con forti ricadute sotto il profilo occupazionale, anche sotto il profilo dell'occupazione di qualità, di quella professionalizzata, di quella con alti livelli di istruzione e di formazione. Perché Termini, vedi, è una situazione paradossale. Qui si vive una condizione veramente paradossale, perché a fronte delle potenzialità che si vanno cogliendo, la scelta di Terna, il fatto che questa sia rimasta l'unica centrale su cui l'Enel aveva investito in Sicilia, l'università che ha guardato a Termini per portare qui un data center finanziato col PNRR, anche se in questo momento sembra ci sia stata una battuta di arresto. Un territorio che ha grandi potenzialità, ma purtroppo vive gravi contraddizioni. Una delle quali la possiamo esemplificare nella questione del posto Fiat, io lo chiamo ancora posto Fiat perché non c'è un posto Blue Tech, perché siamo tornati indietro rispetto al 2011, sono passati 12 anni e siamo tornati indietro in condizioni peggiorate peraltro rispetto a quelle del 2011. Noi ci siamo sforzati di avanzare tutta una serie di
di proposte per la reindustrializzazione di quest'area, puntando sull'innovazione tecnologica, sull'affiancamento con centri di ricerca, puntando sullo sviluppo dell'economia circolare, cose che potessero veramente inserirsi nel filone della transizione energetica e digitale. Invece adesso che cosa abbiamo? Abbiamo che dopo un lungo processo, che poi alla fine è stato orientato verso la conclusione a cui siamo arrivati, l'area ex Fiat è stata assegnata con un procedimento che definire misterioso è poco, a uno immobiliarista di origine italo-australiano che si conosce perché è presidente del Catania Calcio, che si dice abbia presentato un progetto e un piano industriale, ma che nessuno conosce, né nessuno ci ha fatto conoscere, né a livello locale, né anche a livello nazionale. No, quello si sa, 8 milioni, che è una cifra molto, molto bassa, anche considerando le condizioni di abbandono che per 10 anni hanno avuto gli stabilimenti, il che evidentemente ha comportato una serie di problemi, è una cifra assurdamente, assurdamente bassa. Ma al di là di questo, non si conosce alcun progetto industriale a cui è agganciato questo progetto di Pellica. Non si conosce, secondo me, perché non c'è. E tra l'altro devo dirti che tra le forze sociali, istituzionali e politiche, noi siamo, il PD è stata l'unica forza che a livello locale e a livello nazionale ha espresso forte preoccupazione e ha criticato questa operazione. L'ha fatto fin dall'inizio, fin da quando è uscito il bando, perché abbiamo notato subito che quel bando era stato costruito in maniera tale da definire subito come andava a finire e come è finita. Te ne dico una: il bando ha previsto che chi prendeva lo stabilimento dovesse mantenere la destinazione industriale soltanto per 2 anni e poi fare dello stabilimento quello che voleva, cioè quindi chiaramente volto, diciamo, a favorire operazioni di tipo immobiliare. E terra di paradossi, qua la logistica, come dire, dovrebbe essere una proiezione immediata della condizione, voglio dire, geografica, no? Snodo di ferrovie, autostrade, porto, tra l'altro inserito nella rete TEN-T, eppure non abbiamo l'interporto. E la regione ancora, nonostante tutte le nostre sollecitazioni, qui e a Roma, perché si faccia finalmente questo interporto, che potrebbe con il porto e l'area industriale veramente favorire quella che conosciamo ormai come la logistica a valore, quindi aggiungere, diciamo, sicuramente prospettive che chiamano anche insediamenti di nuove aziende, che questa è la cosa importante. Ma l'interporto, la regione ancora fatica, sembra che vogliano inserire il finanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione, ma ancora... Certo. Abbiamo un incubatore di impresa di cui abbiamo discusso a lungo con Roberto quando... L'ingegnere D'Agostino era presidente del Parco Scientifico e Tecnologico ed eravamo arrivati alla soglia di determinare un fatto positivo, che poi dopo alcuni anni di chiusura è stato affidato a Polo Meccatronica, che per carità è una realtà positiva, ma che per vari motivi fino ad ora non è riuscita ad aprire sostanzialmente. C'è una sola azienda insediata in questo momento, né ad aprire né a farlo funzionare. E mi fermo qui perché poi gli esempi potrebbero essere tantissimi.
Quindi quello che tu ci hai detto è importante per noi, perché ci dice che questa dimensione internazionale, questa proiezione internazionale deve aiutarci a interpretare le linee di movimento del territorio e come dire, orientare anche il tipo di scelte che si fanno, cosa che non mi pare né da parte del governo regionale ma anche, neanche da parte del governo nazionale. Urso ha fatto tutta una serie di dichiarazioni, ah, finalmente abbiamo posto la questione dello sviluppo complessivo, sì, dello, no, qui no, ma diciamo lo ha detto, dello sviluppo complessivo, perché su Termini abbiamo tutta una, alla fine non, sostanzialmente finora non abbiamo, non abbiamo visto niente, e questo è un grave problema. E su questo, e finisco, non è che, voglio dire, noi abbiamo fatto le nostre esposizioni in maniera, come dire, tranquilla, pacata e pacifica, perché su questo c'è stato uno scontro nel passato e continua a esserci. Uno scontro di visioni che poi finisce per essere anche uno scontro politico, sulla questione Porto, sulla questione Terna, e devo dire che il PD è stata l'unica forza che su, su questo territorio qui ha, come dire, in ragione di quei motivi di proiezione della nostra, del nostro territorio, sostenuto ampiamente alcune, alcune scelte. Le cose che tu ci hai detto sono molto, molto importanti e ci danno anche diciamo, una misura delle, delle questioni che in questa campagna elettorale si affronteranno. Che sono questioni molto serie, molto importanti, e che hanno bisogno di interpreti altrettanto seri e importanti, capaci veramente di poter portare un pensiero forte, un pensiero robusto a livello europeo. Da questo punto di vista, come dire, noi abbiamo un cuore d'asino e un cuore di leone, cioè, da una parte comprendiamo la difficoltà per te che sei senatore da poco tempo di affrontare una campagna elettorale, dall'altro ti posso dire che siamo contenti perché una persona come te, diciamo, proiettato a livello europeo, ci, ci potrà assicurare un livello di rappresentanza a, ad alto livello. Di questo, di, anche del fatto che tu sia, ti sia dichiarato disponibile alla, alla richiesta che ti ha fatto la segretaria, ti fa onore, e siamo anche contenti di questo. Io sono contento che finalmente ho sentito parlare anche di politica industriale e non semplicemente di gossip, di campo largo, campo stretto, campo intermedio. Finalmente si parla di quello che riguarda le persone realmente. Anche perché, devo dire, appena qua c'è un po' di sole, un po' di turismo, l'unica cosa a cui pensano in molti, molti, anche i nostri, nostri rappresentanti, è che basta che qua si sviluppa il turismo e qua si riesce a, a sviluppare l'economia, mancandogli, come dire, un elemento fondamentale. Cioè, col turismo oggi tutto il sud occupa circa 6 milioni di persone, per arrivare ad un tasso di disoccupazione che è analogo a quella di una società, diciamo, decente come può essere Bologna piuttosto che Milano e quant'altro, dovremmo arrivare almeno a 10 milioni, ci mancano 4 milioni di occupati. Ora, dove li troviamo questi 4 milioni? Non li possiamo che trovare che sulla manifattura e sulla logistica. Non vedo quali altri, altri possibilità. Sicuramente non può essere solo il turismo, anche perché il turismo ha, non dimentichiamolo, un tipo di manodopera che è estremamente povero per la tipologia e per il tipo di stipendi che può dare. Il famoso lavoro povero è costituito da, da lavoratori che si occupano del turismo a tutti i livelli, dai, dalla ristorazione piuttosto che al, al, agli alberghi e quant'altro, che sono normalmente part time piuttosto che con stipendi estremamente bassi e quant'altro. Quindi l'unico modo, da un lato, per dare occupazione ai nostri figli, perché i nostri figli, quando si laureano in ingegneria piuttosto che in economia e in, nelle altre tipologie di, diciamo di lauree,
possono trovare occupazione dove? Nell'industria e, nella logistica, solamente in quota parte questo tipo di manodopera intellettuale e quindi ad alto valore aggiunto può trovare occupazione nel turismo, se non nella fascia del marketing piuttosto che di altri pubblicità e quant'altro. Quindi dobbiamo necessariamente parlare di manifattura, dobbiamo necessariamente parlare di logistica. Come dicevi, come sottolineavi, in realtà oggi la logistica qui sta avendo, anche per le cose che ci hai detto adesso per quanto riguarda la parte degli interporti e quant'altro, una grandissima battuta d'arresto. In un momento in cui ci sono le opportunità, perché specialmente come viene anche sottolineato dall'ANCE, nel momento in cui c'è un problema grossissimo per quanto riguarda la filiera che passa dal canale di Suez e che non trova risposta, per cui sono costretti tutta questa area andare o nei porti di La Spezia o in quelli di Gioia Tauro oppure addirittura a Rotterdam o in altre collocazioni. Oggi quindi si offre, c'è una grande potenzialità, una grande possibilità per quanto riguarda la logistica portuale, quindi il trascurare questa parte per quanto riguarda i porti del sud è assolutamente privo di significato e di visione. Quindi qua ci vuole necessariamente investire in quest'area. Noi non possiamo solamente guardare i poli, mi ricordo il parco scientifico di cui faceva riferimento Franco, aveva una grossa concentrazione a Catania, perché a Catania c'è una grossa presenza non solo di ST ma di tutto l'indotto, la parte farmaceutica è estremamente importante, ha delle aziende che il famoso acido ialuronico nasce in provincia di Ragusa, che tu sicuramente conosci, ed è una delle grandi innovazioni che nel campo farmaceutico piuttosto che in altre aree collegate alla sanità ha grandissime potenzialità. Ma non ultimo tutta l'area della filiera dei rifiuti, qui c'è una potenzialità oggettiva per quanto riguarda questa filiera che oggi viene assolutamente non considerata e che va invece a necessità di esportare queste parti della filiera in zone che sono o nella zona del bolognese piuttosto che nella zona della Liguria. Quindi sicuramente ci sono queste potenzialità e mi fa piacere che finalmente si parli anche di queste cose, anche perché devo dire onestamente non sento parlare di questo né al Parlamento regionale, che sembra persone anche i nostri passati per caso per quanto riguarda la politica industriale, né per quanto riguarda sicuramente la parte governativa. Parlavo giustamente Franco della parte di questa stranissima aggiudicazione a questo signore per quanto riguarda la zona industriale di Termini Imerese, che io stesso è la prima volta che ho sentito di questo tipo parlare. Franco non ha detto una cosa di cui parlavamo prima, che un signore che ha una società che quella che sembrerebbe aver preso questo tipo di appalto è un capitale sociale di 10.000 euro. Ci rendiamo conto di che cosa significa una situazione di questo genere? Tra l'altro con quello che è significato da qua passare attraverso il grande disastro Blue Tech. Io ricordo quando, perché purtroppo ho i capelli bianchi, di quando si trattò di quando la Fiat andò via e ci si presentò questa presenza di Blue Tech, in cui moltissimi eravamo perplessi, però anche lì noi, devo dire, anche il sindacato non ha agito come ha agito da altre parti. Ricordo il comportamento che c'è stato in quella sede, che ha consentito di esportare e far sì che i macchinari andassero fuori, cioè sono stati smontati i macchinari di Termini Imerese per portarli in altre zone. Là noi, gli operai, dovevano fare muro perché questo non succedesse, e non l'abbiamo fatto. Discutevo l'altra volta con l'ex segretario della CGIL, con Emilio Miceli, che immagino che tu conosca, e dicevamo: abbiamo difeso gli operai, però forse avremmo dovuto difendere anche le industrie. Questo è un dato che oggi il sindacato ammette, che oggi
è riuscita a concretizzarsi solamente in quello che è stato la difesa dei cantieri navali di Palermo. Anche lì c'era un disegno di questo genere, con la riduzione mano a mano dell'importanza di questo importante asset che c'era in Sicilia, attraverso prima le manutenzioni, non possiamo più costruire le navi e quant'altro, il depauperamento del numero di operai di questo stabilimento, che in realtà onestamente lì la FIOM si è comportata come avrebbe dovuto comportarsi anche da altre parti, rifiutando questo schema, e alla fine i cantieri stanno ripartendo, stanno costruendo le navi, finalmente si riparla di questa che è un grosso asset della Sicilia. Purtroppo devo dire uno dei pochissimi asset che sono rimasti, perché la zona di Siracusa, in cui ho lavorato quando ero molto giovane, è in completo abbandono, diciamo la verità. La zona di Gela, anche lì è zona industriale, è chiaramente un enclave molto, molto chiusa, quindi ma stiamo parlando veramente di nicchie. In qualche modo la zona di Carini potrebbe anche rinascere anche utilizzando il veicolo dell'ISMET, quindi tutto quello che può significare per quanto riguarda la parte sanitaria. Però ad esempio l'Italtel, io ricordo aver discutato poco fa con Franco, quindi da questo punto di vista è veramente un grande problema che l'Italtel sia fuori, specialmente in un momento in cui tutta questa area, giustamente tu parlavi della digitalizzazione, degli investimenti in quest'area, ma l'Italtel è fuori, cioè non c'è più, con l'unica alternativa che dà, che è quella di anche lì di vendere il terreno. Una situazione tipo Termini Imerese da questo punto di vista, quindi una uscita dell'impresa per lasciare lo spazio ai palazzinari e alla logistica, e questo significa abbandonare ulteriormente questo tipo di logica. Mi permetto di fare un ultimo cenno in chiusura sulla parte politica. Qui il ruolo che ti attende e che attende la politica europea, secondo me, anche di capire e di ridisegnare qual è il ruolo dell'Europa in questo contesto nazionale, internazionale. Oggi, onestamente, sia il discorso del declino oggettivo americano, quindi della potenza occidentale per antonomasia, con quello che può significare anche la politica che ci vede Trump come possibile presidente degli Stati Uniti, e il ruolo sempre più invasivo e di importanza che hanno la Cina già adesso, ma l'India sicuramente rappresenta una grande potenzialità. Io onestamente non vedo, ma questo è un problema che si deve porre il prossimo Parlamento europeo, il ruolo dell'Europa in questo contesto, cioè deve uscire dall'essere in qualche modo succube della politica americana e deve rivedere il proprio posizionamento all'interno del quadro internazionale, che è oggettivamente in mutazione. Quindi auguri per il grande impegno che ti servirà. Bene, lasciamo a questo punto la chiusura ad Antonio. Ringrazio Teletermini per le riprese, andremo poi a condividere anche il video. Grazie. Grazie, allora intanto io vi ringrazio molto per questi interventi, e che fanno vedere quanto è importante la relazione fra il territorio e quello che può apparire molto lontano, cioè le politiche europee. Non è così, non soltanto dal punto di vista economico dei finanziamenti, ma dal punto di vista strategico, cioè della costruzione dei mercati di sbocco, della costruzione delle filiere, della costruzione di prospettive durature. Un cenno sulla questione della digitalizzazione, perché ho visto che una delle questioni riguardava la fibra ottica anche in questa zona. Voi sapete che con gli investimenti del PNRR, in teoria, per come sono stati disegnati i bandi, entro la fine del 2026 si dovrebbero anticipare in tutta l'Italia gli obiettivi europei del 2030, cioè un giga a tutti, famiglie, cittadini e imprese, quindi con fibra ottica, e una certa copertura del 5G per la telefonia mobile. In realtà le gare sono state fatte, ci sono una serie di difficoltà dovute ad un punto che non abbiamo compreso quando siamo usciti dalla pandemia, cioè un profondo
e che va compreso quanto temporaneo shock dal lato della offerta di lavoro di lavoratori, cioè persone che non si mettono più nel mondo del lavoro, che abbandonano il famoso resign, si chiama in inglese, no? Cioè l'idea di chi si dimette ma per un redesign, perché vuole cambiare. Allora, uno dei problemi negli investimenti della fibra ottica è stata la carenza di giuntisti. Ci sono stati dei bandi in cui non si trovano i giuntisti, c'è un tema di formazione dei lavoratori che riguarda un po' tutti i settori e che sta rallentando un po' gli investimenti, ma in teoria noi abbiamo una copertura significativa. Questa era la missione 1-2 del PNRR, per la quale avevamo comunque un risparmio di circa 1,2 miliardi rispetto a quelli attesi proprio per il meccanismo delle gare. Quindi in teoria la copertura economica per far sì che almeno al 2026 o al 2030 ci siano gli investimenti per, diciamo, la digitalizzazione di cittadini e imprese, almeno sulla rete fissa, quella lì prima o poi, diciamo, arriverà. Questa è una buona notizia, perché gli investimenti sono, diciamo così, appropriati. C'è invece un tema che secondo me è il primo tema che noi dobbiamo porre in Parlamento, e cioè proprio su questo PNRR. Questo è stato un grande investimento, non tanto dal punto di vista della dimensione, che sono 750 miliardi, perfettamente comparabili ai piani che hanno per esempio proposto gli Stati Uniti d'America. Quindi non è che 750 miliardi, se pensiamo al complesso dell'Unione Europea, è una cifra particolarmente elevata. Ma la novità è che per la prima volta, e a seguito dell'urgenza emergenza della pandemia, questo grande finanziamento è stato realizzato con emissione di titoli di debito della Commissione Europea, e quindi non attraverso forme di finanziamento legate alla costruzione tradizionale del bilancio europeo. Allora, questo è un punto che nelle nuove politiche europee noi dobbiamo difendere. Al di là della dimensione dell'investimento, il grande sforzo che noi dobbiamo fare è che, se vogliamo costruire meccanismi di resilienza in alcuni settori strategici, e quindi penso un po' alle stesse missioni, cioè digitalizzazione, sostenibilità ambientale, conversione ecologica, sanità e tutela delle persone, della salute, investimenti in capitale umano, ecco, queste missioni devono poter continuare ad essere finanziate attraverso le stesse forme di strumento. Qual è il problema? Che l'unico errore che noi abbiamo fatto, ma era un momento di, dico noi europei, era un momento di emergenza, appunto di uscita, è quello che abbiamo pensato, l'ho detto anche l'altra volta a Caltanissetta, abbiamo pensato ad una durata di questo piano esattamente analoga a quella del ciclo degli investimenti legati al bilancio europeo. Ma il bilancio europeo è legato ai versamenti dei paesi, e quindi ha delle regole particolari per cui si dice: ciascun paese versa, si stabiliscono le priorità, se non vengono spese ritornano all'interno del bilancio europeo. E quindi è giusto dare una scadenza, che è una scadenza di 5 anni, perché la Commissione dura 5 anni, perché il Parlamento dura 5 anni. Ma se noi immaginiamo degli investimenti strategici, addirittura di questa entità, cioè fino al 10% del PIL come massimi investimenti, come era previsto per il PNRR, beh, noi non possiamo pensare che debbano avere una durata di spesa e di contabilizzazione di 5 anni, perché alcuni investimenti sono strategici per il sistema. Quando noi facciamo gli investimenti nella digitalizzazione della PA, e per vedere gli effetti dobbiamo prima digitalizzare la PA, e poi la volta successiva avremo le efficienze per cui i prossimi investimenti riusciremo a realizzarli con un tempo ristretto. Voi sapete che nella maggior parte dei comuni non abbiamo personale in grado di realizzare dei progetti. Allora, uno dei primi impegni, secondo me, che il Partito Democratico deve prendere anche in relazione ai grandi ritardi di questo governo, è andare in Parlamento e dire che, siccome non c'è una ragione tecnica perché questo PNRR è già stato
stato finanziato con indebitamento della Commissione europea, metà della quale è comunque oggetto di indebitamento dei Paesi membri e soltanto meno della metà è stato generato a fondo perduto e quindi comunque diciamo viene già generato, che si garantiscano dei meccanismi di estensione al 2030 di questi investimenti, quantomeno per i paesi che hanno fatto un investimento superiore al 5% del PIL del PNRR, in modo tale che noi cerchiamo di recuperare subito il tempo che si insedia questo Parlamento, dare un segnale ed evitare che questi investimenti invece vengano bloccati, perché questa sarebbe la beffa più grande. Quindi una proposta immediata è quella di rendere permanente l'esempio del PNRR, magari in una forma rivista e rimodulata, ma rimodulare temporalmente gli investimenti per l'Italia, perché è il paese che per primo ha avuto la pandemia, ma è anche il paese che ha chiesto di più. E molti di quegli investimenti sono sistemici, cioè devono servire a migliorare la capacità di spesa, nonostante le cose che ha fatto Fitto, che ha rimodulato ben 16 miliardi, poi in realtà di meno perché la Commissione europea non li ha fatti rimodulare tutti, alcuni dei quali riguardavano appunto la capacità di programmazione dei comuni. Quindi diciamo questa è un'altra proposta importante, immediata, che va fatta subito, che va fatta alla Commissione europea. Il secondo pezzo, secondo me, più strategico, e concludo, è quello di insistere su un punto. Voi sapete che noi siamo un paese fortemente indebitato, ma è vero che progressivamente questo debito che ha lo Stato nei confronti, diciamo così, di chi ha prestato denaro all'Italia è un debito che è sempre più in quota detenuto dalla Banca Centrale Europea, proprio per quelle operazioni che fece Draghi, che si chiamano cosiddetti quantitative easing, cioè di riacquisto sul mercato dei titoli di Stato dei paesi più indebitati. Questo non significa che il debito non si debba pagare, ma significa che si possono inventare delle soluzioni simili al PNRR, virtuose, nelle quali in cambio di investimenti seri in sostenibilità ambientale, in politiche climatiche, in politiche di rigenerazione urbana, di formazione dei giovani e così via, si possa pensare a un meccanismo di abbattimento del debito in funzione di alcuni target raggiunti, cioè non soltanto immaginare che si erogano degli investimenti per realizzare degli obiettivi, ma anche che man mano che certi obiettivi si realizzano, valorizzarli attraverso forme di abbattimento del debito. Esempio per tutti, se c'è un paese o una regione d'Europa che è più povera perché ha fatto meno investimenti, ma è più ricca in termini di ambiente perché ha piantato più alberi o perché è un polmone che può servire ad abbattere le emissioni climatiche, beh, diamogli un premio, come non finanziando degli investimenti perché non le fanno, ma abbattendo una parte del suo debito, se esiste, come forma di premio. Questa era una vecchia idea che era nata alla fine degli anni 90, quando si parlava di Rio de Janeiro, la prima conferenza sul clima, e il caso Debt for Nature Swap si chiamavano, è il caso di rimetterli in discussione, perché secondo me la Sicilia, la Sardegna e il Mezzogiorno d'Italia ne beneficerebbero. Io vi ringrazio, devo scappare, ci vediamo qui fra qualche giorno, va bene? E parliamo anche degli altri temi di cui non abbiamo parlato oggi, ci siamo concentrati soprattutto sui temi economici, perché Termini lo merita. Grazie.